Alles was dem Trend zugehört. Tutto ciò che fa tendenza non è duraturo. Di ciò che fa un artista resta solo ciò che nasce dal cuore. Ciò che nasce dal cuore, che sia pittura, musica o letteratura, ha valore eterno. La bellezza, il bene, la natura e l'amore che sono nei quadri, nella musica e nella letteratura è ciò che unisce tutti gli uomini e li fa sentire tutti collegati. Ja, ich bin Malerin und habe sehr große Freude in meiner Arbeit. Ich habe in Innsbruck. Sì, sono una pittrice e il mio lavoro mi dà tanta gioia. A Innsbruck ho frequentato l'Istituto Tecnico Industriale Statale e poi l'Accademia a Vienna. Finiti gli studi, ho aperto un mio atelier a Vienna e ho viaggiato tanto all'estero. Ho dipinto tanto ovunque e ho ricevuto importanti riconoscimenti, sia a livello internazionale che in Austria. Ho anche partecipato con degli architetti a tanti concorsi con progetti di murales per scuole, asili e ospedali. In questi concorsi ho ricevuto diversi premi e per me lavorare è una gioia immensa. Ho fatto anche tante esposizioni sia in Austria che all'estero. Canada, America. Sono stata anche in Marocco, al Cairo, in Egitto, in Italia e Francia, e ovunque ho fatto tante esposizioni, molte anche in Austria. Il mio lavoro mi dà tanta gioia. Seit den 50er Jahren ist Elisabeth Bauerstein Wild. Dagli anni 50 Elisabeth Bauerstein Wildbolz è una rinomata pittrice. Nata a Innsbruck nel 1933, l'artista si è formata alla Scuola di Arti Applicate e all'Accademia delle Belle Arti. Già nell'anno 1954, a New York, le è stato conferito un premio per un concorso internazionale. Nel 1959, a Vienna, ricevette il premio Theodor Körner per lo sviluppo della scienza e dell'arte. E nel 1966, il premio per la produzione artistica del capoluogo della regione di Innsbruck. Nel 1986, le è stato conferito il titolo di professoressa. I soggetti dei suoi dipinti sono l'uomo nel suo ambiente, il paesaggio, la natura incontaminata e il suo microcosmo. Il pittore e grafico austriaco professor Rudolf Hausner. Sono quadri la cui nuova estetica fa da ponte fra civiltà e natura, che per noi uomini possono assumere un significato addirittura terapeutico. Ich wollte als Kind immer schon Malerin werden und freue mich sehr. Già da bambina volevo diventare pittrice e sono felice di essere riuscita a impormi sui miei genitori. Ed è veramente una professione che mi rende felicissima. Mi sta a cuore mettere nei miei quadri la natura e tutto ciò che c'è in essa. Col passare del tempo ho potuto partecipare con gli alunni della mia scuola a diversi concorsi. Pian piano ho iniziato a inserire moltissimi elementi della natura nei quadri più grandi affinché i bambini potessero amare ed apprezzare anche il microcosmo, come le piantine piccole e il muschio sui sassi. In questo modo, durante le gite, non avrebbero lasciato cadere nulla sui bei sassi e sul bel muschio nei boschi. Piuttosto avrebbero visto che anche queste piante sono bellissime. Quando le osservi con attenzione, ogni singolo fiore di muschio rivela la sua bellezza. Così possono imparare ad amare la natura ed essa è grata di questo amore. È meraviglioso. Ho esposto tanti quadri, anche nelle sale di attesa di diversi studi medici, perché sono molto apprezzati dai titolari e dai loro pazienti. I quadri sono così positivi che i pazienti sono molto più tranquilli. Ciò realizza il mio desiderio del cuore, che è quello di dare con i quadri un contributo terapeutico. E questo avviene anche con grandi pitture da parete all'interno di diverse cliniche.
I miei quadri si trovano anche in tanti istituti terapeutici, come cliniche di riabilitazione e tanti altri posti simili. Ho notizia che anche lì hanno un effetto molto positivo e che danno tanta gioia. Aufbauendes und Freude macht. Und es ist so wichtig, wie zum Beispiel der Wiener Psychologe und Psychiater Professor Dr. Ringel sagt. È molto importante quanto afferma lo psicologo e psichiatra viennese professor dottor Ringel. L'armonia è salute e la disarmonia è malattia. È esattamente così, perché quando si fa attenzione al proprio corpo e alle sensazioni, ti accorgi se qualcosa ti eleva o ti abbatte. È semplicemente meraviglioso che si può aiutare attraverso la pittura, la musica e la letteratura. È meraviglioso che nonostante tante cose negative sulla Terra si possa opporre qualcosa di positivo. Il positivo è molto più forte del negativo. Le persone si sentono molto più attratte dal bello se glielo si mostra. Spesso neanche sanno quanto sia importante guardare qualcosa di positivo. Non si rendono conto di quanto sia nocivo avere sensazioni negative. Spesso i visitatori delle mostre hanno detto: «Finalmente dei quadri gradevoli, mi sento bene». Di frequente si vedono cose molto sgradevoli e tante rappresentazioni negative come cavalli morti, scene di guerra e simili, litigi e immagini della rivoluzione e tanto altro ancora. Mentre è molto bello rappresentare la natura. Un bel fiore oppure un bel paesaggio, una bella luce, il sole che si riflette ovunque e ciò che porta gioia. Wenn man das Negative ständig zeigt und immer wieder bringt, dann ist es so, dass die Menschen. Quando vengono mostrate ripetutamente cose negative, le persone vengono indotte a stare male e diventano aggressive fino a livelli profondi dell'essere. In loro si creano inquietudine e assenza di amore. Quando si guarda qualcosa di positivo, allora riaffiorano l'amore e l'unione. Questo è bello, fa bene ad ognuno ed è importante per tutta la Terra. Siamo tutti connessi, collegati anche con la natura. Tutto è unione ed è divino. Questo è il senso di tutto, che l'umanità impari di nuovo a vivere nel divino, nel bene e non si crogioli nel negativo e poi si disperi. Ho avuto tanti colleghi a Vienna che erano molto infelici. Uno di questi addirittura si è tolto la vita. Un altro collega ha detto che ciò è stata una grande impresa e che era meraviglioso che avesse avuto il coraggio di farlo. Ed io ho detto che era una pazzia. Tutto ciò deriva dall'arte distruttiva che spinge le persone in una direzione senza che se ne accorgano. Questo tipo di arte è sorretta da uno spirito negativo che influenza le persone. Io di norma valuto anche il punto di vista artistico. Ho avuto una vasta formazione come pittrice e tanta esperienza. Vedo che nei quadri buoni c'è molta più forza artistica ed anche le composizioni sono più belle rispetto alle opere negative. Esistono quadri negativi che sono fatti bene, ma nonostante ciò hanno dentro il male. La maggioranza di essi non sono per niente fatti bene, perché contengono caos e disagio. Si potrebbe pensare: che peccato che le persone non sanno questo. Oggi nelle accademie viene incoraggiato questo, perché si crede sia commercialmente meglio offrire ciò che al momento rispecchia il trend. Ma un tempo non era così. L'uomo è molto influenzabile ed è molto importante che riceva sempre e soltanto il bene. Finché non avrà compreso chi è realmente, non sa che è destinato ad essere felice e gioioso.
Possiamo tranquillamente dire che questo trend di moda va nella direzione del male, cioè conduce al suicidio, al consumo di alcol e di ogni possibile droga. E non è colpa delle persone, ma del trend attuale. Quindi bisogna tirarli fuori da lì, fargli vedere quanto può essere bella la vita quando si entra in contatto con proposte positive, quanto è meraviglioso e si può essere felici e quanta gioia si può condividere con gli altri. Per questo è un mio desiderio fare del bene attraverso i quadri. Questa è una vera gioia. Quando voglio dipingere o lavorare, ascolto volentieri della bella musica. Ad esempio, amo Mozart o Boccherini. Dipende a cosa sto lavorando. Questo è meraviglioso, perché mi porta sempre più in uno stato di armonia e bellezza. Quando all'improvviso trasmettono techno music e i concerti belli sono finiti, è molto sgradevole e non riesco più a continuare. Divento nervosa ed entro in agitazione. Lo abbiamo potuto sperimentare anche in montagna, in una baita. C'era una grande discoteca che tutto il giorno trasmetteva dai suoi altoparlanti musica techno, con proiezioni di luci colorate molto fastidiose, blu, verde, rosso, eccetera. Io e mio marito non avevamo pace. Se si camminava nei dintorni si avevano sensazioni molto sgradevoli. Tutto ciò rompe l'armonia della natura ed è molto importante che le persone comprendano questo, che in tutto l'ambiente e negli animali si crea uno stato di inquietudine. Il silenzio della natura è così bello e noi possiamo goderne se ci colleghiamo ad esso. Per questo amo promuovere il bene, per suscitare il bene, fare continuamente tanto, tanto bene a tutti gli uomini. È molto importante. Alles was Musik, Malerei, Literatur. Tutto ciò che è buona musica, letteratura, pittura, eccetera, unisce. Ogni artista che lavora per il bene realizza questa unione e le persone che assorbono tutto ciò si sentono unite non solo con l'artista, ma soprattutto fra di loro. Questa è la cosa più importante. Perché in questi casi la frequenza è così particolare che favorisce l'unione. Invece il caos e la negatività sono destabilizzanti, distruggono, disperdono e dividono. Nel 1993 Elisabeth Bauerstein Wildbolz subì un colpo dal destino. La sua vita cominciò a vacillare e la sua vita artistica sembrò all'improvviso interrompersi. Ero nell'atelier e avevo dipinto come al solito, quando all'improvviso su tutto il corpo, in faccia e ovunque, comparivano grossi gonfiori, come se fossi stata punta da uno sciame di api o vespe. Ho pensato, oh mamma, che strano, e sono andata dal medico di base. Il medico mi disse che era una pesante allergia e mi fece delle punture, però nulla cambiò. Andai poi da un allergologo che mi fece tanti test. Mi disse che l'allergia era così forte che l'avrei avuta per tutta la vita e non sarebbe andata via ed era molto grave anche per il pericolo di soffocamento. Avevo la bocca storta e anche l'occhio gonfio e lei mi disse: se il gonfiore scende, lei soffoca. Deve sempre avere con sé del cortisone. Deve stare molto attenta ed evitare tutto. Questo per me era molto difficile. Amo stare in mezzo alle persone. Mi piace andare al panificio, sentire il profumo dei fiori. Mi piace prendere l'aereo per andare all'estero, vedere esposizioni o prendere il treno. Deve stare molto attenta. E se nel treno qualcuno mangia un panino, lei deve stare attenta. Poi si sono aggiunte altre allergie: grano, latte, profumo di fiori, colori. Non può indossare vestiti colorati, anche questo non va bene.
Due volte alla settimana andavo dalla dottoressa con un borsone pieno di roba che lei testava. Sì, questo non va bene e questo non va bene. Prenda sempre il cortisone, così non le succederà nulla. Era terribile per me, come se fosse stato calato un sipario nero e la mia vita fosse finita. Non potevo più dipingere, ma andavo ugualmente nell'atelier e mi sforzavo di dipingere, ma dopo pochi minuti ero di nuovo piena di bolle e pensavo, oh, mannaggia, ci ho provato di nuovo. La dottoressa mi disse, non lo faccia più, se continua così peggiorerà ancora. E quindi lasciai perdere. Poi peggiorai e non potevo fare più nulla. Quando mio marito si faceva un panino o mangiava le fragole, non potevo andare in cucina. Bisognava prima arieggiare il locale. Lei non deve più usare detersivi. Se qualcuno ha fatto le pulizie di casa, deve arieggiare i locali prima di entrarci. Ovunque ci sono pericoli. Purtroppo li ho visti anch'io. Ero molto triste e piangevo tanto. Quando veniva il commercialista di mio marito e aveva messo del profumo, non potevo portargli il caffè. Tutto era finito, non c'era più nulla che potessi fare. Quando avevamo un invito e all'improvviso non stavo bene, mio marito ci doveva andare da solo. Dicevo, non posso farmi vedere così, ho un aspetto orrendo, sono tutta gonfia. Spesso iniziavo a tremare perché era molto pericoloso e pensavo, speriamo che il gonfiore non vada verso l'interno. Era una sensazione orrenda. Ero molto, molto triste. Poi ho trovato in una rivista settimanale austriaca un piccolo articolo in cui c'era scritto che un medico di Amburgo aveva visto incredibili successi con pazienti grazie all'assorbimento di una forza o energia curativa. Non costava nulla e si poteva anche telefonare. Era stato indicato un numero di telefono dalla giornalista di Linz che aveva scritto l'articolo. Telefonai, ma c'era solo sua madre che mi disse, sì, questo fa anche al caso suo. Allora pensai, sì, questo sarebbe bello. Allora mi sono fatta dare il numero di telefono della comunità di Innsbruck e ho detto a mio marito, noi ci andiamo, questa è la mia ultima speranza. E siamo andati. Siamo arrivati e c'erano persone gioiose e carinissime. Davanti c'era la foto di un uomo che non conoscevamo. Poi, con altre due persone, è iniziata l'introduzione. Entrambi non sentivamo alcuna corrente ed eravamo molto scettici e abbiamo pensato, chissà cos'è, bisogna stare attenti a chi ci si aggrega. Però poi siamo rimasti, anche per l'ora di comunità. E la guida di comunità ha raccontato di Bruno Gröning, del suo insegnamento e delle sue parole. Tornando a casa, ho detto a mio marito, ho veramente l'impressione che qua c'è chiarezza, verità e amore. Frequentiamo e vediamo, può veramente accadere qualcosa di buono. All'inizio non volevo andare ogni 3 settimane alle ore di comunità. Siamo persone libere, io sono un'artista indipendente e non volevo essere legata, ma l'emergenza era impellente. Inoltre avevo la sensazione che se Bruno dice «chi segue ottiene il successo», allora bisognava andare. Quindi ci siamo andati ogni 3 settimane. Ho fatto per tutta la settimana a Einstellen ed è stato interessante che non abbia mai sentito nessuna corrente, nulla. Il sabato di Pentecoste mi sono nuovamente seduta e ho fatto a Einstellen. All'improvviso ho avuto una sensazione dalla testa in giù, lungo la schiena, una sensazione meravigliosa. Ho sentito caldo, come se dietro di me ci fosse stata una stufetta, solo che era molto più gradevole. E ho pensato, che strano, c'è qualcosa. Era una sensazione molto bella, qualcosa di costruttivo che mi dava la forza di risentire finalmente gioia e di sentirmi felice. Per 6 mesi siamo sempre andati alle ore di comunità. In quel periodo mi sono iscritta ad una grande esposizione in Svizzera che normalmente fa il tutto esaurito già alcuni anni prima. Non volevo far sapere le mie condizioni di salute al gestore della galleria perché in questi casi si è fuori dal business. E ho pensato, cosa faccio ora?
ho pochissimi quadri. Poi ho chiesto a Bruno Gröning cosa fare. Dopo alcuni giorni, al mattino, ho avuto la sensazione di sentire le seguenti parole. Ora puoi andare a dipingere. Sono andata giù nell'atelier e ho iniziato a lavorare con tutti i colori che mi erano proibiti. Era l'inizio di novembre, fuori faceva freddo, le porte e le finestre erano chiuse, perciò nella sala c'erano diverse esalazioni a causa dei colori che mi preparo da sola, compresi quelli proibiti. Ho lavorato con tanto entusiasmo e ho pensato che dopo avrei potuto avere delle reazioni, Regelungen, ma non necessariamente. In ogni caso ho deciso di dipingere. Durante la notte sono stata attenta, ma non è successo niente. Il giorno successivo ho continuato a lavorare, ancora nulla, anche nella notte nessuna reazione. Il terzo giorno la stessa cosa. Dal mio medico viennese avevo saputo che se i sintomi non compaiono per 36 ore, allora non si è più allergici verso le sostanze con cui si è stati in contatto. E così, dopo 36 ore, al mattino, ho detto a mio marito: «Credo di essere guarita, non sento più nulla». Ero veramente molto, molto felice e ho continuato a lavorare. Nella primavera siamo andati in Svizzera a portare i quadri. Avevo l'esposizione e un appuntamento fotografico ed è andato tutto benissimo. Siamo nel circolo degli amici da 12 anni e mezzo e non ho mai più avuto alcuna allergia. Faccio di nuovo tutto quello che mi era stato proibito. Questo è meraviglioso. L'esposizione in Svizzera è stata molto bella. Era una grande sala con tanti, tanti quadri. Anche questo quadro era lì ed era il primo dipinto che avevo fatto dopo la mia guarigione. I colori usati qui mi erano stati completamente proibiti. I miei colori preferiti: giallo, arancione e rosso. Sono molto felice di poter nuovamente utilizzare questi colori. È meraviglioso. Questo è un quadro particolare, quello della guarigione. Per me ha un valore affettivo. Mio marito ed io siamo molto, molto grati di questa mia guarigione e di aver trovato il circolo degli amici di Bruno Gröning. È stata la salvezza da una situazione disperata, una nuova nascita alla vita. E ho ritrovato Dio, che avevo sempre cercato intensamente. Da bambina e da ragazza ero molto religiosa. Ad un certo punto mi resi conto di non sentire né percepire granché, nonostante avessi pregato tanto. Con l'allergia ripresi a pregare, ma non ricevetti aiuto. Per questo motivo mi distanziai un po', nonostante avessi sempre cercato il buono e il divino. Non trovavo nulla da nessuna parte. Invece, qui ho trovato tutto. Per questo sono grata e non so nemmeno dire quanto.